Beh, grazie a tutti per essere qui, grazie ovviamente a Sandra per essere presente e la presento veramente in maniera molto molto rapida e poi anche perché immagino che sia nota ai più, vedendo la lista dei partecipanti. E Sandra Toffolo che attualmente è ancora per poco Villa I Tatti, fellow Villa I Tatti, ma tra breve, se si può dire perché tanto sono ufficiale, sarà una nuova ricercatrice dell'Istituto Storico Italo-Germanico, per cui spero che il passaggio non risulterà troppo traumatico. È stata, insomma, condividiamo anche oltre che il futuro luogo di lavoro, stessa alma mater, perché è PhD all'European University. Una carriera piuttosto, anzi, decisamente internazionale. Dopo l'EY è stata a Tours, ha avuto un grant del Royal Dutch Institute a Roma, è stata a St. Andrews a lavorare al USTC Catalog, per cui ha degli interessi che spaziano dalla storia del libro, della stampa, alla storia della mobilità, con un focus ovviamente sulla Repubblica di Venezia nella sua dimensione anche mediterranea. Insomma, i vari articoli che potete leggervi, il CV potete leggervelo, trovarvelo online senza che ve lo ripeta io. E la sua monografia è uscita l'anno scorso, Describing the City, Describing the State, dove intreccia l'idea delle rappresentazioni geografiche con la storia, dello Stato. Quello di cui ci parla oggi è invece il suo prossimo progetto di ricerca, su cui credo abbia lavorato i Tatti e lavorerà anche negli anni prossimi, e è appunto in viaggio per Gerusalemme, il ruolo dei pellegrini stranieri nella circolazione di oggetti e idee a Venezia nel Rinascimento. Sandra, puoi iniziare. Grazie Massimo di questa introduzione, grazie a te e a Enrico dell'invito. Sono davvero molto felice di poter far parte dell'ISIC tra qualche settimana. Fin dall'inizio della storia del cristianesimo, Gerusalemme era una meta importante di pellegrinaggio. Per gran parte del Medioevo c'erano vari luoghi dove pellegrini potevano imbarcarsi per la Terra Santa, soprattutto Venezia, Genova, Pisa, Ancona, Marsiglia e Montpellier. Nel 400, però, Venezia era divenuta quasi l'unico luogo d'imbarco per la maggior parte dei pellegrini dell'Europa occidentale, grazie al fatto che vari porti importanti nel Mediterraneo orientale facevano parte dello Stato veneziano e al fatto che il governo veneziano controllava vari aspetti dell'organizzazione dei pellegrinaggi. Fino alla seconda metà del Cinquecento, decine o spesso centinaia di pellegrini passavano da Venezia ogni anno. Spesso trascorrevano varie settimane in città, aspettando la partenza della loro nave. Durante questo soggiorno, diciamo forzato, si trovavano al centro di una fitta rete sociale che includeva gruppi locali, nazionali e transnazionali. Le interazioni con questi gruppi variavano per modi ed intensità, e questi incontri con persone provenienti da contesti molto diversi in termini sociali, geografici, religiosi e linguistici giocarono un ruolo importante nella circolazione di oggetti ed idee a Venezia nel Rinascimento. Un'analisi del soggiorno dei pellegrini stranieri a Venezia ci permette quindi di capire meglio le dinamiche e gli aspetti pratici della mobilità in età moderna. E iniziamo con i cosiddetti network locali, nazionali e transnazionali. Vari studiosi come Ugo Tucci, Eliyahu Eshtor e Deborah Howard hanno analizzato in dettaglio come il governo veneziano interveniva nell'organizzazione pratica dei viaggi in Terra Santa. Per esempio, il governo regolava chi poteva portare dei pellegrini in Terra Santa, come i contratti tra pellegrini e patroni dovevano essere stipulati e addirittura quanto spazio i pellegrini dovevano avere a disposizione a bordo. Tolomazzi, che erano guide sotto la vigilanza degli ufficiali al cadavere, aiutavano i pellegrini con tutto quello di cui potevano aver bisogno mentre erano a Venezia, come trovare alloggio e scegliere una nave. Tuttavia, è importante non sottovalutare il ruolo che anche i pellegrini stessi potevano avere nell'organizzazione del loro soggiorno a Venezia. Non erano semplicemente partecipanti passivi, ma avevano un ruolo attivo quando si trattava di incontrare persone e far circolare oggetti ed idee.
Inoltre, bisogna anche guardare i contatti tra pellegrini e veneziani che non erano magistrati di varie classi sociali. Per esempio, quando i pellegrini erano di alto rango, potevano anche interagire con patrizi veneziani che non erano magistrati. In effetti, dato che il pellegrinaggio a Gerusalemme era particolarmente costoso, molto più costoso infatti di tutti gli altri pellegrinaggi che esistevano in età moderna, inclusi quelli a Roma e Santiago di Compostela, c'erano effettivamente dei pellegrini di alta classe sociale. E infatti troviamo dei casi di interazione tra questi pellegrini e patrizi veneziani, sia in degli spazi pubblici sia in degli spazi privati. Per esempio, c'erano pellegrini che venivano invitati a dei matrimoni veneziani o partecipavano alle processioni religiose delle scuole veneziane o rimanevano a Venezia per la messa di Natale. C'è anche il caso di due pellegrini francesi di rango molto elevato che venivano uccisi durante la loro permanenza dello Stato veneziano e alle loro esequie a Venezia erano presenti tante persone importanti come ambasciatori stranieri, magistrati veneziani, pellegrini e il patrono della nave sulla quale i pellegrini avrebbero viaggiato. Questo è un esempio molto chiaro di come pellegrini, soprattutto di alto rango, potevano far parte di una rete sociale molto estesa. E contatti come questi potevano contribuire alla circolazione di informazioni. Per esempio, un pellegrino quattrocentesco descriveva nel suo resoconto di viaggio una cerimonia che aveva visto in Piazza San Marco e specificava che era stato un patrizio veneziano a spiegargli il significato di questa cerimonia. Inoltre, durante il loro soggiorno in città, i pellegrini potevano anche interagire con abitanti locali che non erano patrizi, come osti e venditori, e anche questi contatti potevano influenzare quali oggetti ed informazioni i pellegrini avrebbero ottenuto. Un esempio di questo è il caso di Jan Goffertz, un prete olandese che faceva un pellegrinaggio a Gerusalemme nel 1525. Mentre era a Venezia, Goffertz visitava il Palazzo Ducale, dove vedeva i dipinti raffiguranti la storia della pace di Venezia. Questa storia era molto diffusa a Venezia in età moderna e veniva spesso usata per illustrare una serie di virtù veneziane. E difatti il governo veneziano cercava di sottolineare questa storia tramite dipinti nel Palazzo Ducale. Questi dipinti colpivano molto il pellegrino Jan Goffertz, che però non ne capiva il significato. Le guide che accompagnavano Goffertz e i suoi compagni di viaggio gli spiegavano velocemente la storia. Ma anche questo non soddisfaceva la curiosità di Goffertz, quindi quando tornava all'osteria dove alloggiava, l'oste gli dava un libretto che conteneva la storia. Benché non si sappia di che tipo di libretto si trattava, il fatto che l'oste glielo dava così facilmente fa pensare ad un opuscolo a stampa di prezzo modesto. E infatti tanti opuscoli sulla pace di Venezia esistono ancora, stampati in varie città e in varie lingue, ed è probabile che il libro visto da Goffertz era di questo tipo. Goffertz poi traduceva il testo dall'italiano all'irlandese e lo includeva nel suo resoconto di viaggio. Un esempio come questo mostra esattamente come una storia poteva circolare a Venezia in lingue diverse, in questo caso l'italiano e l'irlandese, fra persone di origini geografiche diverse, qui l'Italia e l'Olanda, e di gruppi sociali diversi, qui abbiamo un prete, delle guide locali e un oste, promosso sia dal governo veneziano che da vari abitanti locali e tramite media diversi, qui rappresentazioni visuali, circolazione orale e testi scritti. In più ci fa vedere il ruolo centrale di un pellegrino straniero in tutto ciò. Passiamo ora ai contatti nazionali e prima di tutto vorrei sottolineare che uso il termine nazionale in senso ampio per indicare persone provenienti dalla stessa regione geografica, quindi un utilizzo in linea con l'idea di nazione in questo periodo. Siccome il viaggio a Gerusalemme era lungo e spesso pericoloso, era prassi normale viaggiare in compagnia fin dall'inizio. Questo aveva tante implicazioni pratiche. Per esempio, il gruppo alloggiava spesso nello stesso posto, viaggiava sulla stessa nave, eccetera. Poteva avere un impatto anche su dettagli logistici molto piccoli. Ad esempio, nel 1518 il pellegrino francese Jacques Lesage faceva costruire una cassa apposta per lui mentre era a Venezia, da usare durante il resto del suo viaggio.
Questa casa evidentemente piaceva tanto ad un suo compagno di viaggio che chiedeva alle Sage di comprarne una anche per lui, e le Sage infatti ne trovava una per lui. E in questo modo i compagni di viaggio dei pellegrini potevano avere un effetto molto concreto, persino sui piccoli dettagli logistici, sulle informazioni pratiche che circolavano e sulla cultura materiale di questi viaggi. Inoltre, i pellegrini solitamente incontravano persone con le stesse origini geografiche anche lungo il percorso, per caso oppure perché amici o parenti li avevano messi in contatto. In questo modo, il gruppo con cui un pellegrino viaggiava poteva espandersi e cambiare molto nel corso del pellegrinaggio. I pellegrini potevano unirsi per periodi brevi o lunghi per vari tipi di attività, come andare a messa, cercare di ottenere la nave migliore, o scambiarsi delle informazioni su dove comprare oggetti pratici. Tanti pellegrini preferivano chiaramente di socializzare soprattutto con persone che avevano le stesse origini geografiche, anche quando non avevano viaggiato insieme fin dall'inizio. Tali reti sociali potevano includere anche persone che non erano pellegrini, come ambasciatori o mercanti a Venezia. Un esempio è Arnold von Harff, un pellegrino tedesco che compiva il suo viaggio alla fine del 400. Viaggiava con mercanti tedeschi e questo gli permetteva di alloggiare nel fondaco dei tedeschi a Venezia, un luogo che era allo stesso tempo deposito per merci e alloggio per mercanti tedeschi. È probabile che grazie a questa permanenza e ai contatti con vari mercanti, Harf accumulasse tante informazioni sul commercio a Venezia. Infatti, nel suo resoconto di viaggio, Harf apre la sua descrizione di Venezia proprio con il fondaco dai tedeschi, il Rialto e vari altri aspetti legati al commercio. Non era cosa usuale per scrittori in questo periodo iniziare una descrizione di Venezia con il commercio, e il fatto che Harf invece voleva evidentemente dare priorità a questo aspetto della città è senza dubbio legato al suo soggiorno nel fondaco dai tedeschi. Infatti, Harf non era sempre così interessato al commercio. Ci sono più punti nel suo resoconto di viaggio dove possiamo vedere chiaramente che gli incontri di Harf con altre persone erano cruciali per il tipo di informazioni che otteneva. Per esempio, quando descrive la città di Ravenna, parla quasi esclusivamente di reliquie. In questa città aveva passato del tempo con un tedesco, probabilmente un monaco, che viveva a Ravenna e che gli aveva fatto vedere delle reliquie e gliene aveva persino dato dei pezzetti, con il risultato che quando Harf descrive Ravenna parla quasi solo di reliquie. Questo era un fenomeno molto comune. Tanti pellegrini preferivano chiaramente passare tanto tempo con persone della stessa zona geografica, anche se non viaggiavano insieme, e questo aveva spesso un impatto fondamentale sul tipo di oggetti e informazioni che i pellegrini ottenevano. Così come tanti pellegrini tedeschi alloggiavano nel fondaco dei tedeschi o in alcune osterie lì vicine, c'erano anche altri casi dove le strutture dell'ospitalità potevano essere legate alle origini geografiche dei viaggiatori. C'erano pellegrini che affittavano una stanza con persone private che avevano le stesse origini geografiche e c'erano anche osterie frequentate soprattutto da pellegrini di una certa regione. In alcuni casi era persino il governo veneziano a stabilire che certe locande non potevano ospitare italiani. E ci sono davvero tanti esempi di come contatti nazionali potevano influenzare gli aspetti pratici della mobilità. Un altro esempio è quando un gruppo di 85 pellegrini tedeschi voleva imbarcarsi su una certa nave, mentre un gruppo di 60 pellegrini francesi preferiva una nave più piccola, ma meno vecchia. Il governo veneziano però stabiliva che i due gruppi dovevano viaggiare insieme, perché sarebbe stato più sicuro. Più tardi, un emissario francese, parlando in nome dei pellegrini francesi, chiedeva di nuovo il permesso ai magistrati veneziani di viaggiare separatamente. E di nuovo la richiesta veniva respinta. Alcune ore dopo, una delegazione di 12 pellegrini tedeschi arrivava per chiedere esattamente la stessa cosa, e a questo punto il governo veneziano decideva di dare il permesso. Benché la vicenda finisse in modo molto ironico, ovvero al viaggio di ritorno la nave con i pellegrini francesi si arenava e vari pellegrini salivano a bordo della nave tedesca,
Questo esempio dimostra comunque come contatti a Venezia con persone provenienti dalla stessa regione geografica potevano avere delle conseguenze molto concrete per l'organizzazione pratica del pellegrinaggio. Questo tipo di coesione poteva essere in parte legato a fattori linguistici, perché poteva permettere ai pellegrini di comunicare nella loro madrelingua. Tuttavia, non sempre la formazione di questo tipo di gruppi coincideva completamente con fattori linguistici. Per esempio, c'è il caso di un gruppo di pellegrini svizzeri, tedeschi e olandesi che durante il loro soggiorno a Venezia erano quasi continuamente in contatto e prendevano le loro decisioni insieme, mentre non interagivano molto con pellegrini da altre parti d'Europa che avrebbero viaggiato sulla stessa nave. Si tratta quindi di un gruppo di viaggiatori oltremontani che però non avevano la stessa madrelingua. Ovviamente, pellegrini venuti a Venezia non erano in contatto soltanto con i loro compatrioti e con abitanti locali. La Venezia del Rinascimento era un crocevia internazionale di persone da tutto il mondo e gli incontri transnazionali e a volte transconfessionali hanno lasciato delle tracce anche nelle relazioni di viaggio dei pellegrini. Venezia era spesso il primo punto dove pellegrini in viaggio per Gerusalemme, provenienti da tutta Europa, si riunivano prima del viaggio in mare. Avevano varie occasioni per incontrarsi a Venezia prima della partenza della nave, per esempio durante la festa del Corpus Christi. Dato che le galee destinate ai pellegrini partivano da Venezia ogni anno più o meno nello stesso periodo, i pellegrini, mentre aspettavano la partenza, assistevano solitamente ad alcune feste importanti, quella di San Marco, l'Assenza e Corpus Christi. Le cerimonie di quei giorni mostravano sia ai veneziani che ai visitatori stranieri il potere, la ricchezza e le virtù di Venezia. Inoltre, i pellegrini stessi erano invitati a partecipare ad alcuni di questi rituali, soprattutto la processione del Corpus Christi. Di solito i pellegrini rimanevano molto colpiti da questa processione e dal fatto che loro ci partecipavano personalmente e spesso ne scrivevano nei loro resoconti di viaggio, come vediamo qui, e cito: "Le nostre grazie e anche tutti gli altri pellegrini hanno anche partecipato alla processione e la Signoria di Venezia ha dato una candela bianca ad ogni pellegrino, come facevano anche con gli altri pellegrini, perché in quel momento le nostre grazie non si presentavano diversamente dagli altri pellegrini in pubblico." E qui infatti vediamo questa processione. I pellegrini sono facilmente riconoscibili grazie alle croci sui loro vestiti. Durante questa processione, ogni pellegrino camminava a fianco di un patrizio veneziano, ma la processione era anche un'occasione per incontrare altri pellegrini. Un pellegrino dall'inizio del Cinquecento, per esempio, aveva difficoltà a trovare un passaggio in nave perché quell'anno c'erano pochi pellegrini a causa di problemi con gli ottomani. Nel suo resoconto di viaggio esprimeva la speranza che durante la processione del Corpus Christi avrebbe incontrato altri pellegrini e che insieme avrebbero potuto trovare una nave. In altre parole, a volte contatti transnazionali potevano nascere per far fronte comune ad un problema logistico. Oltre ai contatti con pellegrini da altri paesi, i pellegrini potevano anche incontrare le varie comunità straniere di Venezia. Per esempio, Denis Pourceau, viaggiatore francese che compiva un pellegrinaggio nel 1532, includeva nel suo resoconto una descrizione di queste comunità. Parla dei tedeschi del fondaco e del commercio al fondaco dei tedeschi, i greci che hanno una chiesa a parte e, cito, hanno dei preti che sono sposati e cantano in greco. Pourceau descrive anche gli ebrei dicendo che abitano in un luogo a parte che si chiama ghetto, si occupano di usura e di commercio di vestiti usati, hanno una sinagoga, indossano un cappello giallo e non fanno nulla il sabato. Parla anche dei mercanti turchi, e cito, e uno li riconosce perché non portano un cappello ma hanno avvolto sulla loro testa un drappo bianco. Non tutti i pellegrini consideravano una cosa positiva questa presenza di persone diverse per luogo d'origine, religione e lingua. Un altro pellegrino francese scriveva che il fatto che i veneziani permettono ai turchi di vivere nella loro città è uno dei loro tanti peccati. Questo tipo di brevi commenti sulla presenza di persone straniere ovviamente non equivale per forza a contatto stretto o ad interazione. Difatti, è importante distinguere tra vari tipi di contatto.
Per capire network internazionali bisogna analizzare sia contatti di breve durata che momenti di interazione. Sono attestati infatti anche dai casi dove i pellegrini cercavano di avere una conoscenza un po' più approfondita delle comunità straniere presenti a Venezia. Un pellegrino svizzero, per esempio, era presente ad una messa secondo il rito greco, celebrata in una cappella nella chiesa di San Biagio. Durante la messa, una persona greca gli spiegava il significato di vari rituali. Il pellegrino in questione, infatti, ha incluso una descrizione dettagliata della liturgia nella sua relazione di viaggio. Finora ho parlato soprattutto di contatti personali. Voglio passare ora ai contatti tramite testi scritti. Dopotutto, pellegrini potevano ottenere informazioni nuove anche tramite testi scritti e Venezia poteva essere estremamente importante anche per questo. L'epoca in cui Venezia era il porto principale per pellegrini in partenza per Gerusalemme coincideva con l'epoca in cui Venezia era la capitale mondiale della stampa. Questo offriva la possibilità ai pellegrini durante il loro soggiorno in città di avere accesso a tanti tipi di testi, in latino o anche in lingue volgari, come abbiamo già visto per esempio nel caso di Jan Kovets, che a Venezia prendeva in prestito un testo in italiano, lo traduceva e lo includeva nel suo resoconto di viaggio. In questo modo la mobilità dei pellegrini contribuiva anche alla circolazione internazionale dei libri. Infatti, vari pellegrini compravano o prendevano in prestito dei libri mentre erano a Venezia. Qui vediamo per esempio il pellegrino francese Philippe Voisin e cito: le indulgenze e le preghiere dei suddetti luoghi si trovano nel libro che si prende a Venezia andando in viaggio. Il libro di cui parlava era senza dubbio una guida di pellegrinaggio. Questo tipo di guide conteneva informazioni sui luoghi da visitare in Terra Santa, quali preghiere recitare, quali indulgenze i pellegrini avrebbero ottenuto e a volte anche informazioni più secolari, per esempio su distanze o prezzi. Già poco dopo l'invenzione della stampa, queste guide venivano anche stampate e una delle città in cui le stampavano era proprio Venezia. E qui ne vediamo un esempio. È un libro in ottavo, composto di 28 carte, quindi non molto grande e non molto pesante, cioè facilmente trasportabile. Questo qui è stato stampato a Venezia e infatti c'erano più guide come questa che venivano stampate lì. È molto plausibile che i pellegrini a Venezia avrebbero visto questo tipo di libri e presumibilmente sarebbero addirittura stati gli acquirenti principali. Anche altri tipi di libri avrebbero potuto attirare l'attenzione dei pellegrini mentre erano in città. Per esempio, all'inizio del Cinquecento, un pellegrino svizzero comprava due libri a Venezia, che poi portava con sé in Terra Santa: una Bibbia e una miscellanea che conteneva, tra le altre cose, un resoconto di pellegrinaggio del 200 e un testo devozionale. Nella miscellanea il pellegrino in questione ha lasciato il commento, scritto a mano, che questo libro era stato con lui a Gerusalemme e in altri luoghi sacri. Non ha specificato se ha anche usato il libro per toccare delle reliquie, come pellegrini spesso facevano con oggetti piccoli. In quel caso avrebbe addirittura trasformato il libro in una reliquia di contatto. Possiamo chiederci esattamente come i pellegrini avrebbero viaggiato con questi libri. Dopotutto, la strada per Gerusalemme era lunga e i pellegrini dovevano riflettere bene su cosa volevano portare con sé. Alcuni pellegrini ci hanno lasciato degli elenchi di quello che compravano a Venezia, permettendoci così di gettare più luce sulla vita quotidiana di questi viaggiatori e dandoci un'immagine chiara della cultura materiale di questi viaggi. Le cose acquistate dai pellegrini a Venezia erano per la maggior parte oggetti pratici, come vestiti, scarpe, viveri, materassi, lenzuola, medicine, trappole per topi, candele e acqua dolce. Un'altra cosa che i pellegrini potevano comprare a Venezia da portare in Terra Santa erano oggetti piccoli, come anelli, rosari e piccole croci. Durante tutto il loro pellegrinaggio, i viaggiatori toccavano reliquie e luoghi sacri con questi oggetti per poi regalarli ai loro parenti ed amici una volta tornati a casa. In più, non dobbiamo dimenticare che questi viaggiatori, come detto prima, non erano persone povere, dato che il pellegrinaggio era costoso.
Questo vuol dire che avrebbero avuto i soldi per acquistare dei libri se volevano. E nei resoconti di pellegrinaggio è impossibile infatti trovare dei riferimenti sia ai dei libri che ad un materiale per scrivere. C'erano dei modi particolari per viaggiare con dei libri. Per esempio, qui vediamo dei libri da cintura. Come si vede sulla sinistra, sono libri con una rilegatura particolare che permette di appendere il libro ad una cintura o una sella. E sulla destra vediamo un esempio di questo. Non abbiamo la certezza che venivano usati da pellegrini, ma sappiamo in ogni caso che non sarebbe stata considerata una cosa strana raffigurare un pellegrino con un libro da cintura. Qui, per esempio, vediamo San Giacomo il Maggiore durante un pellegrinaggio e il frate dei Canterbury Tales. Entrambi sono raffigurati come tipici pellegrini e entrambi hanno un libro da cintura. Possiamo quindi ipotizzare che almeno qualche pellegrino avrebbe portato con sé un libro in questo modo. C'erano anche altri modi per viaggiare con dei libri. Il pellegrino fiorentino Leonardo Frescobaldi, per esempio, scriveva che a Venezia aveva comprato un cassoncello in cui aveva messo delle cose preziose, tra cui alcuni libri. E probabilmente si riferiva a un cofanetto, come vediamo qui. A sinistra ne vediamo due, mentre a destra si vede come sarebbero stati usati. Infatti qui è il cofanetto con dentro infatti un libro. Ora, è improbabile che la maggior parte dei pellegrini avrebbe portato tanti libri in viaggio, ma dato che comunque sappiamo che alcuni pellegrini viaggiavano con dei libri, questi modi per trasportare libri ci danno almeno un'idea di come avrebbero potuto farlo. Inoltre, mentre durante il viaggio di andata c'erano dei limiti allo spazio disponibile, il viaggio di ritorno a questo riguardo era diverso. In più, era possibile lasciare oggetti a Venezia prima di partire per Gerusalemme, recuperarli una volta tornati e poi farli portare a casa da qualcun altro, per esempio affidandoli a dei mercanti. I pellegrini che avevano questa possibilità avevano dunque più spazio a disposizione di soltanto quello che potevano portare con sé. E questo ci fa capire meglio come sarebbe stato possibile per i pellegrini portare a casa gli oggetti acquistati a Venezia. Infatti c'erano dei pellegrini che viaggiavano veramente con tantissime cose. In altre parole, la possibilità di comprare o prendere in prestito dei libri a Venezia e il fatto che sappiamo che c'erano almeno alcuni pellegrini che lo facevano, ci fa capire un altro modo in cui i pellegrini potevano ricevere nuove informazioni a Venezia, oltre a riceverle direttamente da altre persone. In più, tutti questi tipi di scambi di idee interagivano. Questo vale anche per le reti sociali dei pellegrini. Anche qui troviamo casi di interazione. Per esempio, il famoso pellegrino tedesco Felix Faber cita esplicitamente le sue fonti per le storie di San Marco, come vediamo qui. Mercanti, le voci del popolo, un vecchio manoscritto in un monastero tedesco e il libro di Sabellico sulla storia di Venezia. In conclusione, i pellegrini a Venezia nel 4 e 500 svolgevano un ruolo attivo nell'interazione con persone di provenienza diversa e prendevano parte attivamente nella circolazione della cultura materiale, scambiando oggetti e divulgando saperi ed informazioni. Queste informazioni potevano essere diffuse attraverso media diversi e potevano riguardare argomenti differenti, come pratiche religiose, ma anche per esempio lingue straniere, storia, la produzione di vetro o consigli sul resto del pellegrinaggio. I pellegrini si relazionavano in vari modi e misure con gruppi locali, nazionali e transnazionali a Venezia, i cui attori potevano includere per esempio magistrati, tolomazzi, venditori, osti, mercanti provenienti da tutto il mondo, ambasciatori e altri pellegrini. I vari modi in cui i pellegrini interagivano con questi gruppi erano fondamentali per gli aspetti pratici della mobilità. Uno studio approfondito del soggiorno dei pellegrini stranieri a Venezia può perciò contribuire ad una maggiore comprensione della circolazione di persone, oggetti ed idee a Venezia nel Rinascimento, ma anche più in generale delle dinamiche della mobilità in età moderna. Grazie.